Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Siamo qui oggi per parlare della Far Cry, in particolare dell'evento Far Cry che io e la mia squadra di Parabellum abbiamo fatto nel 2020. Questo video sarebbe dovuto uscire 2 anni fa, più o meno, da retogliere. Non è uscito perché in tutto questo tempo mi sono domandato come fosse e quale fosse il modo migliore per raccontarvi la nostra esperienza durante questo evento, che personalmente è unico nel suo genere. A forza di pensarci, ho deciso di raccontarlo non tanto come una storia lineare, in quanto il video non si presterebbe altrettanto bene, ma bensì come 5 punti essenziali di quello che per noi è stato la Far Cry e di quali sono state le cose migliori che abbiamo vissuto là, riassunte in 5 punti, facili da seguire, che verranno accompagnati con video gameplay. Bando alle ciance, sigla e poi partiamo. Il primo punto di cui voglio parlare è l'organizzazione, ed è forse il meno divertente dei tutti, ma anche il più importante, perché molto spesso tendiamo a dare per scontato la quantità e la mole di tempo che serve a creare un evento del genere. All'interno della Far Cry c'era un'organizzazione che oserei dire essere tedesca, che per noi italiani è particolare, no? Ovvero che tutto era stato organizzato nei minimi dettagli, dagli spostamenti in auto a come dovevamo arrivare alle basi, l'hub centrale di gioco, ovvero la cittadella, quindi dove era posizionato tutto, come ci potevo arrivare, dove erano le varie basi nemiche, avversarie e il resto, i tempi di registrazione delle armi, briefing, partenza, macchine, tutto veramente organizzato in maniera impeccabile, sia grazie a un book, quindi una specie di resoconto di quello che sarebbe stata la partita dove vengono spiegate le regole, fatto veramente tanto bene, più di 50 pagine per darvi un'idea, e anche trailer, video promozionali che non servono solo a spingere alla giocata ma anche a spiegarti come funziona e com'è che ti dovrai approcciare ad essa. Quindi dal punto di vista dell'organizzazione, ragazzi, veramente una cosa incredibile, sia per il tempo speso da loro nell'organizzare tutto che nella cura per il dettaglio, ma dei personaggi e di quello che troveremo lì ne parleremo dopo. Ne parliamo dopo, ma neanche tanto, perché ne parliamo proprio adesso. Tendiamo molto spesso a dare per scontato che quando andiamo a giocare in delle milsim o degli eventi come questi, noi in effetti interpretiamo dei personaggi. Non siamo noi stessi. Interpretiamo un personaggio, come in un gioco di ruolo, che deve entrare in un mondo fuori dal nostro, dalla nostra normalità, dalla nostra zona di comfort e operare secondo determinate regole. Ecco che l'ambiente e i personaggi della Far Cry la fanno da padrone, perché non solo troviamo una quantità di personaggi infinita, come viene mostrata nel trailer, ma anche un livello di dettaglio e di impegno nel rispettare le caratteristiche di questi ultimi da parte degli attori allucinante, sia per gli ambienti, quindi tutta la struttura costruita intorno, sia per la recitazione, che sicuramente non è a livello di un attore di Hollywood, ma non ci manca poi tanto, perché mai una volta mi è capitato di trovare un personaggio che anche quando lo prendevi un pochino fuori dal gioco, alle 4 di notte magari, non interpretava il suo personaggio, lo interpretava anche bene, tra l'altro. Questa è una cosa estremamente importante per il tipo di partita che questa voleva essere, ovvero una vera e propria Far Cry. La squadra protagonista era una banda di mercenari buttata su un'isola all'interno della quale ci sono varie fazioni, un po' come in un vero e proprio videogioco di Far Cry, e che si doveva fare un nome, doveva arrivare all'apice facendo lavori per tutti, tradendo se necessario, eliminando la concorrenza, attaccando gli avversari, i nemici diventavano amici e gli amici diventavano nemici. Questo è lo spirito della Far Cry, tutto incollato insieme da un ambiente sporco, rozzo, ma all'interno del quale puoi trovare persone fantastiche. Oh, dai, la droga. Davanti al Maya Bar. Non mi sto tranquillizzando. E siccome me l'hai data, se hai bisogno di qualcosa di strano che tu non sai o non trovi, tu chiedi che io te lo dico. Come sei finita la gogna? Chiedetelo lui. È un ladro. È un ladro? Odraccia Parabello. C'avete i documenti? Guarda che c'hai dietro, adesso ti fa ballare lui. Adesso qui mi sono fatto un po' prendere la mano, però è vera questa cosa, cioè non sto esagerando, è realmente un posto all'interno del quale se tu ti ci dedichi e vuoi effettivamente entrarci anima e corpo, puoi farlo. Cosa posso dirvi sulle missioni? Beh, è
ovviamente una partita di software, un giocone di software, chiamatelo come volete, una milsim di software. Quindi effettivamente non siamo lì solo per interpretare un ruolo, ma siamo anche per combattere secondo quel ruolo, grazie alle nostre repliche. Una cosa che ho adorato è che su 6 operatori, 3 dovessero avere il fucile a pompa all'inizio del gioco, e che solamente in seguito si sarebbe potuto, tramite l'acquisto per l'appunto della cittadella, comprare le proprie armi da lunga distanza. Questa è stata veramente una figata, perché all'inizio non parti, proprio come in Far Cry, lo continuo a ripetere, con tutte le tue armi, con tutta la tua attrezzatura, ma devi pian pianino partire dal livello verme insignificante e arrivare al livello dio greco sceso in terra che risolve i problemi dell'umanità. Ovvero pian pianino acquistando potenziamenti, migliorando le tue armi, perché si potevano anche benedire le armi, tra parentesi, ovvero che potevi andare dal prete della cittadella e fartele benedire pagando, quindi le tue armi poi potevano farti fruttare più soldi quando riuscivi a completare delle missioni, ma vabbè, sto andando avanti. E anche le missioni rispettavano questa idea: una volta dovevi difendere la base dei Santa Muerte, una delle fazioni dell'isola, da degli attaccanti della polizia. Una volta dovevi attaccare la stazione di polizia dove c'erano le munizioni e farle saltare in aria, così che la polizia corrotta dell'isola non potesse interferire con le azioni delle gang. Un'altra volta dovevi attraversare una zona radioattiva all'interno della quale c'erano oggetti particolari con una maschera antigas in faccia. Cioè, c'era veramente un raggio di missioni infinite, dove non era semplicemente e solo necessario sparare grosse quantità di palline addosso alla gente, ma anche dover usare la testa, contrattare, magari andare dal boss della camorra, perché c'era una fazione che era la camorra, e proporgli un antidoto, quindi dargli un antidoto e farsi pagare, senza che la cosa scoppiasse in un casino, come è successo a me. Voglio il nome. Il nome è il cortador. Uccideteli tutti! Quella che mi è piaciuta di più però è stata l'ultima che abbiamo fatto, tra l'altro con una corsa contro il tempo per riuscire a ritornare all'evacuazione in tempo, perché dovevi correre in continuazione, e abbiamo dovuto far saltare in aria dei missili terrari in una base della camorra dopo aver ripulito l'intera base, e poi dopo sbloccare con un codice la cassaforte per recuperare dei documenti. Descrivo la parola è molto difficile, ma la quantità di cose che dovete fare e il realismo che c'è dietro vi trascina davvero all'interno della giocata. Smettete di essere voi stessi, potete interpretare al 100% un ruolo, che è una cosa per me spettacolare. Ne ho già accennato durante questa parte sulle missioni, ma anche gli scontri erano gestiti veramente molto bene. Molte volte dovevi ingaggiare la polizia dell'isola, altre volte potevi ingaggiare le squadre avversarie per il puro gusto di farlo, non perché tu dovessi. Altre volte potevi prendere come ostaggi determinati membri, potevi fare accordi, potevi arrivare ad armi spianate oppure partire con calma fingendoti loro amico, ovvero veramente una libertà nell'affrontare, nell'ingaggiare i nemici o quelli che un tempo erano amici, completa, senza nessun tipo di problema. Questo voleva anche dire però che ovviamente nessuno ti credeva e si fidava di te al 100%. Prima di entrare in una base, per esempio, le armi dovevano essere sempre lasciate a qualcuno che le tenesse d'occhio. Non potevi mai andare a parlare col boss di una delle varie gang dell'isola con le tue armi, a meno che tu non te la volessi nascondere addosso, che era possibile. Ovvero, anche negli scontri c'era una libertà completa, potevi effettivamente fare quello che volevi. Infatti, arrivando all'ultimo punto, anche il tempo e la durata della giocata ti conquistano, perché non si parla di una partita di 3 ore, non si parla di una partita di 8 ore, si parla di quasi 30 ore non stop di game, e la notte tra sabato e domenica era giocabile e abbiamo giocato, il che vuol dire che se volevi attaccare qualcuno nel pieno della notte, assaltare l'accampamento, potevi farlo. Parentesi, gli organizzatori non hanno dormito, erano sempre lì in piedi pronti a riceverti, perché se dovevi consegnare la missione alle 2 di notte come alle 6 di mattina, loro dovevano essere lì, quindi anche lì plauso infinito. E che anche tu come giocatore non ti dovevi per forza fermare, e non ci si ferma mai. E sempre all'interno di tempo e durata c'è anche gli spostamenti, cioè quanto tempo tu ci metti ad andare da punto A a punto B, perché una cosa molto figa della Far Cry è che il tempo speso negli scontri, quindi a spararti con le altre persone, in realtà è molto poco rispetto a quello che spendi camminando o conversando con le persone, che è un'altra cosa molto figa, anche realistica, no? Cioè è impensabile essere sempre in uno scontro a fuoco. Ecco che entra in gioco il per spostarmi o la macchina, sì, ma solamente per spostamenti veramente
veramente grossi. In terreno di gioco non ci si può spostare con la macchina, anzi si viene puniti fortemente se uno prova a fare il furbo e passare con la macchina in posti dove non deve andare. Infatti i parcheggi erano adibiti, come vi ho detto, tu parcheggiavi lì e poi dopo il resto te lo facevi a piedi. Infatti è una figata, cioè per esempio, no, io vado in cittadella e prendo una missione. Per arrivare al punto della missione ci metto un'ora e mezza. Se però la missione ho 3 ore per completarla e io ci metto un'ora e mezza ad andare, un'ora e mezza a tornare, non è detto che io ci stia dentro. Quindi se non la svolgevi subito e se non facevi anche una camminata molto veloce e perdevi tempo, uscivi dal tempo necessario per farla e quindi dovevi anche riuscire ad organizzarti, magari ragionando sul percorso. Tutto all'interno di 30 ore di gioco, dove dovevi giocare sempre e dove comunque stai sfidando le altre squadre per raggiungere il massimo dei soldi possibile e diventare boss dell'isola. Quindi tante tante cose al fuoco, tante cose da fare, sempre pensante, sempre attivo, sempre lì a dire com'è che posso fare questa cosa, com'è che posso migliorarla. Non stavo scherzando, ovvero per parlarvi di questa cosa ci è voluto tanto, anche per pensare come impostarla. Purtroppo essendo stata la nostra prima volta non ho clip complete di tutto e sono complicate, cioè se non hai 12 batterie fai veramente fatica a documentare tutto e creare una narrazione continua, soprattutto senza dei cameraman o senza qualcuno che ti segua. E io vi posso dire che è stato incredibile per me e la cura che ci hanno messo è stata semplicemente spettacolare. Purtroppo quest'anno non è stato fatto, ovvero nel 2022 non si farà la Far Cry. È un enorme peccato, purtroppo, e il 2021 ci hanno regalato una Far Cry spettacolare. Quest'anno hanno deciso di fermarsi, anche perché ci vuole una quantità di tempo infinita per fare queste cose qui, per poi magari riprendere l'anno prossimo. Io ho deciso di fare questo video, che in realtà sarebbe dovuto uscire prima della Far Cry di quest'anno, in modo tale da caricare e promuovere l'evento. Io penso di aver parlato abbastanza. Di nuovo un ringraziamento incredibile anche agli attori che erano là e si sono anche prestati un paio di volte a un paio di gag, un paio di video che dovevamo fare, in modo tale da avere anche del materiale da mostrare a voi. Io ringrazio nuovamente tutti i ragazzi da Far Cry, indipendentemente che si abbia avuto la possibilità di vederli o no, perché era talmente grande il campo che non abbiamo avuto modo di vederlo tutto, e spero vivamente che ne facciano delle altre e che anche voi possiate partecipare a queste cose incredibili. Qui da Red è tutto, vi ricordo che in descrizione trovate il link, oltre che del canale YouTube della Far Cry e di altre robe, anche del nostro Instagram, sia mio che del negozio. Molto molto bello, molto molto figo, quindi andate a darci un'occhiata che è sempre piacevole. Mi raccomando, pubblichiamo un sacco di video divertenti. E soprattutto di fare un salto anche dal link del Monopoly Software Shop, il negozio di software che sponsorizza questo canale, che mi sponsorizza e che ho il piacere di collaborare con. L'italiano si è un po' perso in quest'ultima parte. Bene, qui effettivamente è tutto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo stupendo sabato. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry! Hasta santa muerte! Facciamo per il canale? Allora, è Monopoly Software. Monopoly Software. Adesso c'ho un botto di roba da montare, però 2-3 settimane esce. 2-3 settimane esce.